L'ingresso è la prima zona della casa che si vede. Spesso è uno spazio annesso ad altri ambienti, come il corridoio o il soggiorno. Come possiamo quindi crearlo quando non c'è una precisa delimitazione? Ciao, sono Sabrina e mi occupo di interni emozionali. Benvenuti sul canale. Qui parleremo della casa, dando suggerimenti di progettazione, idee per rinnovarla, oppure se dovete venderla, metodi per farlo velocemente. Se non volete perdere i prossimi video su questi temi, potete iscrivervi al canale e attivare la campanellina se volete essere avvisati quando esce un nuovo video. Qui sul canale ne ho già pubblicati un paio sul tema dell'ingresso, uno su come arredarlo in stile minimalista e il relativo approfondimento sull'organizzazione con arredi IKEA. Trovate i link di questi due video qui sotto, basta aprire la descrizione sotto al titolo con la freccetta. In realtà avere un'area d'ingresso sarebbe una cosa ottimale, perché questo spazio fa da filtro tra il mondo esterno e la nostra casa, una sorta di area di decompressione dove ci prepariamo prima di uscire e ci spogliamo quando rincasiamo, per metterci comodi ed essere noi stessi. Se ci pensiamo, è uno spazio che assume quasi una connotazione simbolica. Riuscire a creare un ingresso funzionale quando effettivamente non c'è è un problema ricorrente. Non a caso, nei commenti sotto ai vari video, più di qualcuno di voi mi ha chiesto consigli su come fare. Oggi quindi vediamo qualche idea in merito, ma non posso assicurarvi che siano tutte attuabili. E questo non è legato tanto al fatto, se la vostra casa sia grande o piccola, quanto alla sua, configurazione e quindi se c'è margine o meno per creare appunto una zona ingresso. A breve vi parlerò anche di candele, diffusori, spray per ambienti, per profumare questa zona e sentire quell'odore di casa al rientro. Come possiamo ricavare questo spazio quando siamo già in un'altra stanza? Qualche idea l'avevamo vista anche, nel video su come separare gli ambienti senza usare pareti. Video che vi invito a guardare e che vi lascio linkato sempre qui sotto. Un modo semplice e poco invasivo per creare un ingresso laddove non c'è è utilizzando mobili. Come già indicato negli altri video pubblicati, l'ingresso ospita quelle funzioni legate all'uscire o a rientrare in casa, quindi sarebbe utile e comodo avere elementi come una mensolina svuota tasche, qualche attaccapanni, uno specchio e magari una scarpiera. A seconda della configurazione della vostra casa, potete collocare qualche arredo di questo tipo frontalmente rispetto alla porta d'entrata o lateralmente. Vediamo come. Se l'ingresso si trova in una porzione piccola di spazio e poi la casa si sviluppa a destra o a sinistra, anche se questa forse è la conformazione meno diffusa, la cosa ideale è arredare appunto la parete frontale. Ad esempio, qui il mobile contenitore è Nordli di IKEA, composto con una parte più alta e una più bassa che fa da seduta, con l'aggiunta poi di alcuni attaccapanni sulla parete. Idea semplice e funzionale. Anche in questo caso si tratta di arredi IKEA, è il Besta dalla profondità di 20 cm, quindi perfetto se avete poco spazio. Quanto all'arredo lungo le pareti laterali, sarete facilitati se avete già un muro che chiude almeno i primi centimetri per poi, girare, come vedete in queste foto, perché lo spazio sarà già un po' delimitato. Qualora così non fosse, potete comunque disporre gli stessi elementi sulla parete a destra o a sinistra della porta d'ingresso. Come vedete, basta un cassetto sospeso che fa anche da mensola svuota tasche, uno specchio e un puff. L'unica accortezza è di scegliere arredi poco profondi e di fare attenzione allo spazio che rimane se la porta si apre a ridosso di quella parete. Se avete una casa con spazi un po' più ampi, potete osare un po' di più, ad esempio inserendo mobili più capienti, realizzando un'armadiatura che farà da guardaroba e una panca con scarpiera.
Ho anche un armadio a muro con antiaspecchio per dilatare lo spazio, volendo chiuso da spalletta. Ho ancora soluzioni con ante e filo muro che non si percepiranno. Se invece non avete una parete da arredare e l'ingresso è già in un open space, potete ricreare una separazione mediante una spalletta in cartongesso come vedete in questa foto. Bastano anche 50 o 60 cm di larghezza, qualcosa in più se volete anche sedervi. In questo caso hanno usato la scarpiera in plastica di IKEA, uno specchio, un tappeto e un puff. L'obiettivo è riuscire a integrare perfettamente l'ingresso con l'arredo già presente nella vostra casa. Prima di proseguire con le altre soluzioni, come anticipato, parliamo di prodotti per profumare l'ingresso ed essere inebriati da questo odore quando rientriamo in casa. Sono stata contattata da Oven May, un brand che vende appunto candele, diffusori a bastoncino, spray per ambienti e non solo. Sul loro sito ho potuto scegliere qualche articolo per provarlo. Grazie ai filtri presenti potete selezionare i vari prodotti per fragranza, per colore o per destinazione. Infatti ogni prodotto ha il nome del luogo che il profumo ricorda e questo mi è piaciuto molto. Io personalmente ho scelto il diffusore a bastoncini piccolo California, un mio pallino da sempre, che tra l'altro è viola come il mio logo, con biancospino, peonia e sale marino e ricorda infatti le spiagge della West Coast. Il diffusore a bastoncini piccolo Nuova Zelanda Black Beach, bellissimo in total black, contiene note acquatiche, fiori bianchi e patchouli e la sensazione è quella di odorare l'aria frizzante di fronte all'oceano. Questa confezione piccola dura 4-6 settimane, mentre hanno anche quella grande che ne dura 8-12. Poi ho scelto lo spray per ambienti Amalfi, una fragranza fresca ed energica che ha cardamomo, iris e limone e ricorda anche i colori, come vedete, della costiera amalfitana. E infine la candela grande Miami, che con ananas, cocco e muschio sa proprio di un cocktail estivo dolce e rinfrescante. Quando dico grande, è davvero grande, sono ben 500 grammi e sul sito ci sono anche nel formato da 180 grammi. Tra l'altro sono in cera di soia, quindi naturali, e queste grandi durano 70 ore. Poteva non esserci un regalino anche per voi? Ovviamente no! Grazie al codice SABRINAGO avrete uno sconto del 40% più una candela mini in omaggio a vostra scelta. Vi lascio tutte le indicazioni nella descrizione qui sotto al video, basta sempre aprire la freccetta sotto al titolo, con il link che ha il codice sconto già applicato. Attenzione che questo codice è valido soltanto per 2 settimane a partire da oggi. Comunque in un prossimo video vi aggiornerò e vi farò sapere come ho trovato questi prodotti che mi sono arrivati. Tornando all'ingresso, altro tipo di soluzioni per crearlo quando non c'è sono quelle ad effetto vedo non vedo o con gli oramai diffusissimi listelli in legno che arredano e separano allo stesso tempo o con le altrettanto in voga vetrate. Sono soluzioni che vi consiglio soprattutto se avete una casa piccola perché non chiuderanno troppo lo spazio o se avete una casa buia perché permettono il passaggio della luce. Il concetto è sempre quello di ricreare una parete trasversale o frontale alla porta d'ingresso. Ai listelli potete aggiungere un mobile contenitore basso che farà da panca e scarpiera. Tra l'altro, se avete sufficiente spazio dall'altro lato, potreste realizzare un piano di lavoro per fare da postazione PC. Questa soluzione vedo non vedo potete anche usarla se la casa è ampia, rubando qualche metro quadro al soggiorno per mettere un armadio e una panca, creando una zona dedicata al cambio.
Se vi piacciono di più le vetrate, basterà prevedere un muretto basso, sempre da arricchire con una mensola o un mobile contenitore, e la parte vetrata superiore fino al soffitto. Se in casa avete un pilastro proprio in prossimità della zona ingresso, non è poi così male. Come già visto in un video dedicato, se ve lo siete perso trovate il link qui sotto, si può colmare il vuoto mediante l'arredo, in questo caso a servizio dell'ingresso. Se avete un open space molto ampio, non separato dall'ingresso, una soluzione più invasiva rispetto a quelle viste finora è creare un tramezzo, anche in cartongesso, frontalmente rispetto all'entrata, che possa essere a servizio di entrambe le zone. Altro modo per creare l'ingresso di casa è utilizzando il colore. Mi avrete già sentito più volte qui sul canale parlare di quanto aiuti nel delimitare lo spazio e quindi nel dividere visivamente gli ambienti. Potete optare per un colore pieno e intenso, come in questi casi col mobile tono su tono. Potete fare una fascia fino a circa metà o due terzi di altezza da terra. Oppure usare forme più originali come gli archi. Se volete altre ispirazioni, vi consiglio il video sul color blocking che vi lascio linkato qui sotto. Per oggi è tutto, io spero che questo video possa esservi utile e vi ricordo che troverete le immagini viste oggi in una bacheca sul profilo Pinterest Zeoma Design. Anche nella vostra casa non c'è un vero e proprio ingresso? Come lo avete creato? Fatemelo sapere nei commenti. Intanto grazie per aver guardato questo video, se vi è piaciuto lasciate un bel like e se non volete perdere i prossimi potete iscrivervi cliccando qui al canale e ricordate di attivare la campanellina se volete essere avvisati quando esce un nuovo video. A presto, ciao!